Adriano Roverselli, che è fondatore e direttore del Ciclo Club 77 di Guidizzolo, negli studi Temporadio per filo diretto. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori di Temporadio. Buongiorno, bentornato. Allora noi gli ascoltatori li invitiamo a partecipare alla trasmissione, che è più che mai attuale, poi spieghiamo anche perché. Il numero per mandare sms e messaggi Telegram è il 348-3188-339. Per chiamarci 0376 63 1709, poi ancora ricordiamo anche la diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo Temporadio e su YouTube Temporadio Live. Abbiamo detto più che mai attuale, perché? Perché sappiamo benissimo, Giro d'Italia femminile sul nostro territorio, in questo momento c'è il Tour de France anche, non dimentichiamoci, quindi tutti i pomeriggi noi incollati alla televisione e così via. Allora, parliamo comunque dei giri d'Italia, appunto maschile e femminile, nella nostra provincia. Cominciamo con questo. Sì, guarda, quest'anno è stato un anno straordinario dal punto di vista proprio delle presenze di questi tre eventi. Il primo qua a Castiglione, partenza da Castiglione, arrivo da Genzano con la cronometro, che è stata un'apoteosi veramente. E poi il Giro d'Italia con partenza da Borgo Virgilio. E ieri arrivo a Volta Mantovana, oggi partenza del Giro Donne, Giro Femminile praticamente, Giro Woman lo chiamano, partenza da Sabbioneta. Quindi penso che più di così non si poteva fare, insomma, perché la federazione sicuramente ha puntato il dito su questi tre eventi e ha accarezzato le nostre colline, i nostri posti, direi, importanti, turistici e ovviamente di interesse a livello non solo nazionale, internazionale, perché eh sì, ci sono presenze, diciamo, di tutte le specie, insomma. Ho trovato ieri una famiglia di cinesi che abitano una Volta Mantovana, che dicevano: ma noi non ce l'aspettavamo una cosa così bella, ecco, per dire. Sono riuscito anche stavolta a fare una sorta di coreografia sul viale d'arrivo con i bambini di tutte le società provinciali. È stata una bella cosa. Per evitare tutto il sponsor, sapete che ogni tanto c'è qualcosa che va in contrasto, gli ho messo la maglietta del comitato provinciale a tutti, così ho evitato qualsiasi problema, insomma. Però è stata una bella giornata, una bella festa. Bello. Tra l'altro in Cina potrebbe anche funzionare il ciclismo, non lo dico io, lo dicono i sociologi, no? In Cina non funziona il calcio perché sono individualisti, no? E lo sport di squadra non è, invece sì. Per cui il ping pong, cioè il ciclismo comunque in realtà è uno sport di squadra anche quello, però insomma, sai cosa c'è? Che lì è stata forse, per così dire, invogliata anche il governo e tutte le istituzioni, perché le aziende più grosse di fabbriche di carbonio sono tutte in Cina, Taiwan, e quindi lì si sono messe in bicicletta dai bambini agli anziani, insomma. Infatti, specialmente le ragazze ce ne sono tante, anche qua in Italia, in tutta Europa, la bicicletta, specialmente quelle assistite, hanno dato veramente un grande contributo, sì. Oggi quanto pesa una bicicletta, più o meno, una bici da corsa? Ma che, tra l'altro, il Ciclo Club 77 dà incomodato d'uso, ma adesso poi dopo ne parliamo, certo. Quindi non dovete neanche comprare quella, tra l'altro, però va bene. Allora, le biciclette hanno un minimo di peso, perché sai, altrimenti ci sono dei cedimenti, ci sono stati dei cedimenti, quindi sì. L'UCI ha dato una misura, diciamo, di peso solo per quelle da corsa. Dopo le mountain bike, quelle hanno un altro aspetto, insomma. Però penso che, se non mi ricordo la cifra giusta, comunque non al di sotto di quel peso lì. E quindi dopo c'è stato qualcuno che le controllavano e mettevano magari delle viti o dei pezzi di ferro per appesantirle, insomma. Pensate che questi trucchi li hanno fatti anche in Formula 1, sì, per esempio c'era negli anni 70 una casa che era stata beccata, praticamente mettevano le cisterne d'acqua nascoste dentro, poi il pilota dopo la partenza apriva un pulsante, si apriva i rubinetti, le svuotava sulla strada e la macchina diventava più leggera. Sì, anche questo, sì, è vero che questo. Sì, dopo le biciclette da corsa adesso poi con i freni a disco, cioè, hanno delle particolarità che nessuno immaginava che nel giro di 20 anni, poi alla fine, perché io mi ricordo 20 anni fa avevamo ancora il cambio sul tubo, no? Sul tubo, esatto, traversale. Adesso cambi elettronici che non li senti neanche, cioè una cosa. E poi wifi, cioè col telefonino puoi dare. La levetta è già superato?
quello delle vette è già superato, adesso il wifi, addirittura parli, voglio il terzo rapporto, il quarto, cioè gli dai tu l'input e... Sì, siamo arrivati siamo Goldrick, a dei livelli proprio, guarda. Siamo come Goldrick, l'ama rotante, quello che ti Sì. Ma dai, vabbè, insomma, eccezionale. Allora, noi abbiamo detto Ciclo Club 77 è una associazione ciclo amatrice, diciamo così, ma insomma che ha prodotto anche tanti campioni, tra l'altro, perché il signore che abbiamo qua in studio è un signore che ha, insomma, tirato fuori tanti talenti, che non vi chiede niente. Allora vi chiede di portare il vostro bambino o bambina, ragazzo o ragazza, appunto, da loro, lui li mette in bicicletta, vi dà l'abbigliamento, vi dà la bicicletta incomodato d'uso, tra l'altro che cambia nel corso degli anni, perché misure, il ragazzo cresce ovviamente, dai 7 anni ai, cosa arriva? 12, fino a 12 insomma, anni, capace di diventare il doppio proprio, vabbè. Per cui, ecco, cambia la bicicletta, quindi non vi costa niente. L'unica cosa che vi chiede è un ECG, giusto? Sì, abbiamo bisogno di un elettrocardiogramma, una visita medico non agonistica, perché è sufficiente, però ovviamente adesso è obbligatorio fare cioè l'elettrocardiogramma, insomma. Perché il medico non può più rilasciare due righe come faceva qualche anno fa, e poi è anche corretto, insomma, se c'è qualcosa che non va magari te lo riscontrano subito, ecco. Esatto, e anche per la sicurezza del vostro bimbo, ragazzo, insomma, fate voi. Per me a 7 anni si può ancora dire bimbo, però sì, vabbè, hanno riscontrato tanti piccoli soffi al cuore che, ecco, che magari non significanti, magari possono fare 20 anni di gare che non succede niente, però purtroppo è bene che, insomma, si sappia quello che può essere, tra virgolette, pericoloso, insomma. Esatto, ecco. Esatto. Allora, dunque, voi preparate carta e penna, perché poi noi daremo le coordinate per trovare il Ciclo Club 77, che tra l'altro segue ragazzi e ragazze anche, non solo di Guidizzolo ovviamente, anche se si trova a Guidizzolo, ma anche di Castiglione, in Montichiari, di Canicattì, se qualcuno vuol portare non ci sono problemi, giusto? Ah, abbiamo avuto un ragazzino di Reggiolo, pensa a te, si trovava tanto bene con noi che è stato un anno, poi purtroppo ha avuto un incidente stradale con la mamma e ha dovuto, per così dire, smettere, ma è stato veramente un piacere averlo, perché era di una disponibilità anche i genitori, ma ne abbiamo di tutti qua l'Alto Mantovano, poi certo faccio fatica però. Di Castiglione ne ho sempre avuti qualcuno, adesso ne ho uno, anzi due, faccio fatica perché vanno tutti ovviamente a calcio e altri sport, ma il ciclismo è particolare, il ciclismo è impegnativo, è sofferenza, è rispetto delle regole, e poi anche l'alimentazione deve essere corretta, altrimenti non si fa niente, cioè, quindi impone delle regole che gli altri sport, insomma, non hanno così obblighi, ecco, sono molto più, dico, lascivi, invece il ciclismo ti mette a dura prova. Cominciano a vedere dei corridori che non sono più filiformi, ma sono belli indurain, no? Che era il primo. Sì, però quelli che fanno pista sono più in forma, diciamo, sì. Ma quelli che fanno il Giro d'Italia, io ho visto ieri le ragazze, non hanno un filo di grasso addosso, porca, una cosa, guarda. Vabbè. Allora, dunque, come abbiamo detto che lei ha scoperto tantissimi talenti, tra l'altro, come è andata la stagione agonistica 2020? La stagione sta andando bene, ho diversi ragazzini che veramente, come ho sempre detto, i piazzamenti non sono la linfa vitale che ci fa fare il salto di qualità, noi dobbiamo far crescere questi ragazzi in maniera salutare, di rispetto, e che abbiano, come si suol dire, la visione buona di quello che è la società per quanto riguarda l'amicizia e diciamo l'aspetto socio-economico, ma non solo della famiglia, anche loro gli insegniamo tante cose, guarda che non si devono spendere, per esempio un bambino ieri ha preso un paio di occhiali di 200 euro, guarda, gli ho detto che non sono gli occhiali che ti fanno andare forte, ma hanno fatto la battuta al Tour de France, ecco. È colpa dei telecronisti, purtroppo, no, difetto, l'aspetto sociale è importante, perché io mi presento sempre con questo biglietto da visita quando mi chiedono, tu cosa hai fatto per questi ragazzi? Guarda, io ho fatto tante cose, la mia passione è stata quarantennale, si può dire, spero che il Padre Eterno mi lasci qua ancora per festeggiare i 50 anni di attività, me ne mancano 3, e posso dire con questo biglietto da visita che ho sempre detto a queste persone che venivano a affrontare appunto la stagione, dicevo, guardate, io
in questi 40 anni ne ho avuti tanti di ragazzi e non mi è mai capitato di sentire che qualcuno di questi siano entrati in tossicodipendenze o altre forme, diciamo, di delinquenza che purtroppo le vediamo e le sentiamo tutti i giorni in televisione. Ecco, questo è un aspetto importante che devo sottolineare, perché lo sport in generale, non solo il ciclismo, lo sport in generale ti fa crescere e ti fa star bene. Ti mette a prova, come ho detto prima, a prova fisica, perché ovviamente lo sforzo c'è e quindi devi farlo anche con la testa, non solo col fisico, ma ti mette a disposizione tante belle cose, che per esempio l'alimentazione, eviti le cose che fanno male. In più hai letto presto, più l'amicizia, che guarda i bambini che si abbracciano, l'amicizia che si abbracciano, perché poi vedi, io ho su 10 famiglie, ne ho 7 che sono separate, no? Quindi il bambino tante volte è un po' a disagio, a volte col nonno, a volte con la nonna, cioè, e quindi anche questo è purtroppo un altro inconveniente che abbiamo in questa società. Sì, è vero, è vero. Comunque l'amicizia, quello che lei ha detto, appunto, se noi andiamo in giro, vediamo magari seduti a tavolino un ragazzo, una ragazza, ognuno col suo telefonino, non si parlano neanche. Sì, sì, sì. Mentre guidi la bicicletta, mentre pedali, il telefonino lo lasci giù, non c'è niente da fare. E quindi almeno... Sì, poi vedi, se fanno sport, fatica, come ho detto prima, però... non vanno sul tablet, sul telefonino, sul computer, che poi se è un'ora al giorno è un conto, ma c'è gente che ci macina 6 o 7 ore. Sì, è vero. Allora, ci fermiamo un attimino con Adriano Roverselli, che è il direttore e fondatore, ricordiamo, del Ciclo Club 77 di Guidizzolo. Ci troviamo tra un paio di minuti con Adriano Roverselli, che è il fondatore e direttore del Ciclo Club 77 di Guidizzolo. Seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Abbiamo detto, allora, portate il vostro figlio o figlia dai 7 ai 12 anni, li segue, non vi chiede niente se non un ECG, e poi dopo il medico di base fa il certificato, certifico lo stato di buona salute, ma è un certificato non agonistico. La bici ve la dà lui, l'abbigliamento ve lo dà lui, con tanto di caschetto, sì, c'è anche il caschetto, tutto quello che serve, eccetera eccetera, anche gli occhiali, quelli, pensi, una curiosità, negli anni 70 c'era un campione sovietico di nuoto dei 50, una specialità velocissima, stile libero, e gli americani credevano che fossero baffi, quindi c'erano i nuotatori americani che si facevano crescere i baffi come lui. Credevano che deviassero l'acqua, qualcosa del genere, per cui pensavo agli occhiali aerodinamici, insomma. Allora, grazie per quello, Roverselli, grazie per quello che hai fatto e fai per i nostri figli. Questa è una testimonianza, appunto, grazie, perché grazie. Al giorno d'oggi, appunto, una società che non vi fa pagare niente, cioè, voglio dire, siamo una delle mosche bianche, guarda. Magari, posso dirlo ad alta voce, in un periodo in cui costa tutto, anche l'aria che respiri e l'acqua che bevi, per cui insomma, ecco, allora, buoni risultati, diceva, per quanto riguarda la stagione agonistica, sta andando bene, insomma. Sì, sì. Ecco, i ragazzini, possiamo dare adesso alcune coordinate, ma poi le daremo anche alla fine del Ciclo Club 77, come faccio a portare mio figlio o mia figlia da voi? Allora, io rispondo al cellulare 320 7243 912, e la mia personale è cicloclub77, i due numeri, insomma, sì, @libero.it. Perfetto. Quindi, allora, ecco, mi raccomando, 320-7243-912. Poi dopo comunque li ripetiamo, sì, certo, ad ogni modo, non vi preoccupate. Tranquilli, perché i più piccolini, i più giovani, li fa andare in circuito, giusto? Sì, sì. Per cui, noi li alleniamo, anche in strada. Li alleniamo in pista. Difatti la preoccupazione in generale che ovviamente i genitori hanno quando vedono e sentono in televisione che succedono purtroppo degli incidenti, che in bicicletta non siamo tanto considerati, Poi ci sono anche quelli che non sono educati, perché si mettono uno in fianco all'altro, gli dai un colpino di clacson e ti mandano anche a farti benedire. Noi per fortuna siamo protetti, perché facciamo gli allenamenti lì nel campo di calcio di Guidizzolo, c'è una pista atletica, ma la usiamo come allenamenti, quindi sono alla massima sicurezza. E poi ci siamo noi, ci sono i genitori, ovviamente, che ci danno una mano anche in bici, qualcuno, che ovviamente quelli che sono capaci di andare e che sono amatori, che portano il loro ragazzino anche fuori a fare gli allenamenti in strada. Io non sono d'accordo, però sai, lo fanno loro. Io al martedì e giovedì dalle 18 alle 19 gli faccio l'allenamento, e poi la domenica andiamo a gareggiare, insomma.
Perfetto. Una domanda, ma lei capisce subito se uno sarà un velocista anziché uno, cioè un vincitore di tappa o un vincitore di giro? Ma guarda, noi lavoriamo su dei ragazzini che dai 7 ai 12 anni è difficile vedere le caratteristiche, diciamo, quello che dici tu è giusto, perché qualcuno ha già delle, cioè, dicono male, fibre più bianche, più rosse, sì è vero, però magari dagli 11-12 anni si vede già quello che ha la propensione per la salita o per la volata o per tutte e due. Io credo che la differenza la faccia lo sviluppo. Dopo i 12-13 anni cominciano veramente a fare qualcosa di importante, ma non solo per la salita, no, per tutto. Vedi che il loro fisico veramente fiorisce, insomma. È stato un ex ciclista proprio che ha detto recentemente con il tour, ha detto quando partiva Cipollini non ce n'era per nessuno. Ah beh sì, cioè, veloce come lui non c'è più stato nessuno. Era una moto veramente. Allora, Adriano, non so come fai a fare l'assessore con una giunta con Meneghelli. No, vabbè, insomma, salutiamo il sindaco di qui sotto, chissà perché. Insomma, è vero che è anche assessore, tra l'altro, allo sport. Sì, giusto? Sì, sì, assessore allo sport e alle associazioni. La bici è uno sport bellissimo e fa bene alla salute. Tra l'altro, la cosa che è, questo era un messaggio, una domanda che voglio fare. Prende sempre più piede il cicloturismo, noi lo stiamo vedendo. Ecco, fare ciclismo da giovani vi permette, una volta che avete 50, 60 anni, eccetera, di fare cicloturisti, perché il cuore si forma quando si è giovani, fondamentalmente, sì. Che è il vero motore. Tu puoi avere tutti i muscoli che vuoi, ma se manca il motore qua nel petto. Ah, se manca la pompa, sei fregato. Infatti, la vecchia pompa. La vecchia pompa. No, io adesso mi diverto, ho riscoperto un po' il piacere di andare in bici con la bici elettrica, perché prima andavo via con dei ragazzi, sono gente più giovane di me, e facevo fatica a stargli dietro. Ma dai, ma sei sempre stato forte, ho capito, ma adesso comincio ad avere quasi 70 anni, quindi la cosa comincia a prendere un'altra piega, ecco. Oh, guardate che ammettere questo non è facile, occorre coraggio, perché... No, ma insomma, le carte si devono scoprire prima o poi, è inutile star lì e dicono ma sai, io sono ancora forte. Sì, certo, sì, sei ancora forte, sì. Però quello che facevi a 40 anni adesso non lo puoi più fare. Infatti. Allora, anche se si è allungata, è vero che il settantenne di oggi è come il cinquantenne di ieri, va bene, però comunque ci sono tempi di recupero, sono sono diversi, insomma. Esatto. Allora, vale sempre la bici per i nuovi iscritti? Sì, in completo d'uso. Ma anche non solo i nuovi, anche quelli vecchi. Abbiamo detto dai 7 anni ti darà una bicicletta, poi quando ne ha 12 noi abbiamo un'altra. Abbiamo una trentina di biciclette, dal 20 di misura 20 per i bambini più piccoli al 28 quelle grandi, insomma, quelle per gente di 11-12 anni che hanno già le bici che usano gli esordienti e gli allievi, ecco. Certo. Allora, scusi Raverselli, per i più giovani il forte agonismo, però per i giovani il forte agonismo porta a una competizione che porta a prendere prodotti non idonei. Sì, questo è una piaga, ma questo è un problema che per fortuna noi non lo tocchiamo, per fortuna, con le nostre attività giovanili. Dopo, man mano che vanno su di età, è facile che i medici, diciamo, gli consiglino dei medicinali, dei farmaci per disintossicarsi, e spero che finisca lì, che sia solo per curarsi, insomma, curarsi inteso, perché sai, fare sport a certi livelli si abbassano diversi valori, quindi il medico che sicuramente è professionale deve dare delle indicazioni anche per quanto, oltre all'alimentazione, anche per quanto riguarda questi valori, insomma. Ma c'è la medicina sportiva che serve per i traumi, per gli affaticamenti, certo. Queste cose qua, per suggerire i periodi di carico e periodi di riposo, scarico si chiama tecnicamente, però insomma non... Come ho sempre detto, il doping è una piaga che fa fatica a rimarginarsi del tutto. Sì, ma questo però non c'è, mi scusi, non c'è solo nel ciclismo. Adesso sfatiamo anche questo mito, pensiamo al bodybuilding, pensiamo al pugilato, cioè, l'altro giorno mi è capitato di vedere Monzon, Benvenuti, e Monzon poi si è scoperto dopo che era fatto di non so che cosa, purtroppo, e guarda, non sentiva i pugni praticamente. Io dico sempre che le industrie farmaceutiche sono più avanti di un anno rispetto ai controlli. Allora, una gara di poco tempo fa ho sentito un genitore che aveva dato dei prodotti forti a suo figlio e si vantava pure, robe da pazzi. Sì, questo... quando vengo qua, guarda caro, viene sempre fuori questa domanda. E io dico sempre una cosa,
il primo droghiere di quel genitore, no? Sì, perché noi, io personalmente, che sono da tanti anni questo chiamiamo sport, non mi permetterei mai di dire a un ragazzino: prendi questo integratore, a parte che non hanno bisogno, una bistecca magari di cavallo gli fa bene, ma altre cose, ma poi cosa devo fare? Forzare per che cosa? Ecco, un aspetto che io ho sempre tenuto a chiedere anche ai medici, che loro ovviamente ne sanno più di me, è il loro mestiere, ma come mai che qualcuno fa degli infarti, fa degli arresti cardiaci? E mi fanno: guarda, le sostanze che prendono, ammesso che siano tra virgolette normali, dice, però abbassano, cioè alzano la soglia del dolore, quindi tu non senti più niente. Esatto. E tu vai fuori giri, come una macchina che continua a accelerare, vai a un certo punto che va fuori giri. Esatto. Questo è il discorso. Allora, Alto Mantovano, capitale del ciclismo, bravo Adriano, è vero. Dunque vediamo, questo l'ho letto, che giro emozionante, anche le donne, che forza. Sì, vero, è stato anche bello veramente, sì. Roversali, dovete fare le ciclabili per dindirindina, le strade fanno pietà, ci stirano in strada, mannaggia. Ecco. È vero anche questo, è vero che le strade sono messe male. Adesso noi, parlo di Guidizzolo, abbiamo un piano asfalti che vedremo di portarlo a termine entro l'autunno, insomma. Ma con tutta la pioggia che è venuta quest'anno si sono fatte delle buche esagerate. Ma non solo Guidizzolo, parlo in generale, qualsiasi giro che faccio sull'Alto Mantovano è sempre peggio, guarda. Ascolti, tra l'altro stavo pensando, per il discorso di prima, non bisogna fare di tutto un'erba un fascio, cioè il fatto che nel ciclismo ci siano stati dei casi, li portano a calcio, e pensiamo a Maradona Caniglia, per esempio, ecco, cioè non è che, ecco, mi è venuto in mente mentre ne stavamo parlando. Sì, certo. Allora che dobbiamo dire? Cioè, non... Ma guarda, io credo che deve sempre prevalere il buon senso, sempre. Esatto. Perché è inutile star lì a dare delle colpe a chi, il medico, il direttore sportivo. Se uno non ha testa, purtroppo fa anche delle cose fuori dal normale. E ce ne sono di genitori che lo fanno, ce ne sono tanti. Ecco, ringrazio questo ascoltatore e ascoltatrice, perché mi era venuto in mente, per esempio, l'importanza sociale anche di uno sport come il ciclismo. Come no? Pensando a quel pilota di Formula 1 che ha perso le gambe, adesso mi sfugge il nome, che è una grandissima persona. Roversali, volevo dire che chi fa handbike dove si allena? Perché quando vado in bici io c'è da piangere. C'è un atleta di handbike che vedo, infatti. Sì, qua. Sì, noi abbiamo, che è ciclismo, noi ragazzi, ne abbiamo 5 iscritti. Fra l'altro, quest'anno no, ma l'anno scorso abbiamo avuto, e anche l'altro anno, la maglietta rosa del Giro d'Italia. Esatto. E quindi è stata veramente una soddisfazione enorme, perché li ho tesserati così per caso, che sono venuti da me. Ci puoi tesserare, perché la società dove eravamo non ha più possibilità, insomma. Io ho detto: guarda, per quello che posso, abbigliamento e iscrizione ve le posso dare, qualche albergo in giro sì, però non più di tanto. E loro sono contentati, quindi, e mi ha portato a casa la maglietta rosa. Pensate voi. Zanardi. È venuto in mente adesso. Alex Zanardi, esatto. E poi salutiamo anche, appunto, questo atleta. Io l'ho conosciuto a Montichiari, sì, qualche anno fa, per esempio, sì. È veramente una grandissima. Veramente. Allora, volevo dire che si parla di cicloturismo, ma presente come sono le nostre strade, dicono Anna e Franco, quindi un messaggio di due. Però adesso c'è, per esempio, il percorso di Fede e Solidarietà, ci sono delle ciclabili qua sul nostro territorio, no? Giusto? Guarda, forse sono messe meglio gli sterrati. O le strade sterrate che non quelle asfaltate, ce ne sono tanti di percorsi. A Guidizzolo poi ne è stato studiato uno da Marazzi, che è una guida, diciamo, di mountain bike, si chiama il Giro dei Mulini, quindi no, sono 4-5 punti. Bello. Diciamo simpatici, dove il cicloturismo lì può dare veramente qualcosa in più, a livello proprio non solo per i bambini e le famiglie, ma magari si fermano a bere qualcosa da qualcuno che conoscono, è esatto. Una bella cosa, via. Esatto. Allora, abbiamo esaurito il tempo, purtroppo io so che lei vuole ringraziare gli sponsor. Come no, sì. Sì, no. Dico, prima che preparate carta e penna, ridiamo le coordinate adesso. Infatti, se posso dare, diciamo, materiale, bicicletta, abbigliamento e tutto quello che serve, iscrizione ovviamente, a tutti a costo zero, e per gli sponsor che ho, che mi sento in dovere da sempre di ringraziarli, ma ne approfitto apposta questa mattina per... ovviamente ne abbiamo tanti di Castiglione anche, quindi è bene che io gli dica grazie, e se riusciamo a fare qualcosa di bello, veramente anche 10 gare da organizzare, è per merito loro.
quindi devo solo ringraziare. Adesso ripeto le mie coordinate. Allora, la mail è cicloclub77@libero.it. Il numero di telefono è 320 7243 912. Grazie a tutti della bontà di avermi ascoltato. Grazie ad Adriano Roversalli, grazie.